la surroga, trasferisci il tuo vecchio mutuo da noi e ottieni la soluzione più sicura e conveniente per te. Banca Popolare di Vicenza. Tragico incidente in Viale d'Alviano, un'anziana donna in sella ad una bici travolta e uccisa da un tir in zona di divieto per i mezzi pesanti. Sgominata dalla squadra mobile di Vicenza una banda italo-tunisina che gestiva lo spaccio di droga a Campo Marzio e dintorni, 5 giovani arrestati. Ad una settimana dagli attentati di Parigi, la forte condanna dell'imam del centro islamico di Ponte Alto, peggio delle bestie feroci. Una trentina i profughi alloggiati in una palazzina di San Felice. Il prefetto, si tratta di un trasferimento da Hotel Adele in sovraffollamento. Spaccate in un negozio di telefonini in Viale San Lazzaro, usano una mazza per sfondare la vetrina, ma intercettati i malviventi hanno seminato quasi tutto il bottino lungo la ferrovia. A Thiene, un evento organizzato dall'Associazione Familiari Vittime della Strada per parlare ai giovani in musica della prevenzione che salva la vita. Traffico in tilt a Montecchio, il guasto di un autocarro, il tamponamento tra un camion e un'auto hanno avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Calcio, domani al Menti arriva il Cesena, sfida delicata e particolare per Francesco Urso, cresciuto nelle file dei bianconeri. Possiamo giocarcela anche con loro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. In apertura il drammatico incidente che si è verificato questa mattina in Viale d'Alviano all'altezza della rotatoria di Porta San Bortolo. Un'anziana signora investita e travolta da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta e purtroppo deceduta. Schiacciata sotto le ruote di un tir che non avrebbe dovuto passare su quel tratto di strada. È morta così poco dopo le 10 di stamattina Camilla Capelli, 81 anni, di Vicenza, residente in via Chiarini. La donna pedalava sulla sua bicicletta quando all'imbocco di Viale d'Alviano è stata travolta da un mezzo pesante, un tir di targa straniera. L'auto articolato condotto da Farico Sovali, 66 anni, con patente di guida tedesca, proveniva dalla Marosticana e non doveva imboccare Viale d'Alviano, dove vige il divieto di transito per i mezzi oltre le 7 tonnellate. Invece il navigatore ha guidato il camion di 440 quintali oltre la rotatoria dove in quel momento pedalava la signora Camilla. I sanitari a lungo hanno lavorato per stabilizzare le sue condizioni, che sono apparse subito drammatiche. Dall'impatto, secondo una prima ricostruzione, le sarebbe stata recisa la gamba destra. A testimonianza di questo una lunga pozza di sangue sull'asfalto. Sul posto 4 ambulanze per i rilievi, 3 pattuglie della polizia locale. La circolazione nel tratto tra Viale d'Alviano e Via La Marmola è rimasta interrotta per quasi 3 ore, paralizzando il traffico fino a Viale Dal Verme. 2,5 milioni di euro, a tanto ammonterebbe la somma che Andrea Stampini, l'uomo che per anni ha lavorato come medico ginecologo all'ospedale di Bassano ma che non avrebbe mai conseguito la laurea, dovrebbe restituire. Si tratta, come scrive il quotidiano La Nuova Ferrara, città di origine di Stampini, della somma degli stipendi che, se l'accusa trovasse conferma, a questo punto sarebbero stati indebitamente percepiti. Sgominata dalla squadra mobile di Vicenza, una banda italo-tunisina che gestiva traffico di droga e a Campo Marzio dintorni, 5 i giovani arrestati. Un fiume di hashish e eroina che da Padova arrivava a Vicenza, spacciato a Campo Marzio, via Milano, via Firenze e dintorni, con pusher capaci di cedere anche 535 dosi in un breve periodo. In arresto finiscono 4 giovani tunisini, 2 di loro clandestini appena arrivati in Italia e una ragazza vicentina di 22 anni. L'operazione dell'antidroga della squadra mobile di Vicenza, denominata Jungle 2, si è chiusa mercoledì sera dopo mesi di indagini con un blitz in un appartamento di via Peschiera a San Bortolo, dove sono stati arrestati 2 clandestini assieme alla vicentina. Qui gli agenti, dopo una perquisizione, hanno recuperato 1 chilo di hashish nascosti nei coppi del tetto della mansarda in un battiscopa e poi 700 euro in contanti. Recuperato anche un etto di eroina con un principio attivo colpevole di decine di overdosi e pure di morti capitate proprio a Vicenza dopo la sua assunzione, come hanno dimostrato gli esami di laboratorio. 2 degli arrestati erano già stati bloccati mesi fa, uno si trova in carcere e uno ai domiciliari da dove ha continuato a spacciare. Il covo era un appartamento di Santa Lucia da dove smerciavano eroina e fumo alla Vicenza Bene. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche gli spostamenti a Padova grazie alla complicità di un tossicodipendente che usava la sua auto
per trasportare la droga. Soprattutto l'eroina aveva un principio attivo molto alto e quindi riteniamo pericoloso anche per la salute degli acquirenti. I soggetti arrestati sono pluripregiudicati per questo tipo di reati, sono da anni dediti a questa attività di traffico di droga e quindi il motivo di soddisfazione è duplice per aver tolto dalla strada e aver interrotto soprattutto un canale di droga in zone abbastanza difficili per la città di Vicenza. Vietare l'uso del velo per motivi di sicurezza, l'ha detto ieri il procuratore di Venezia Carlo Nordio, lo ribadisce oggi l'assessore alla sicurezza della regione Cristiano Corazzari. Facciamo rispettare le leggi che impediscono per evidenti motivi di sicurezza l'uso del velo che travisa i volti e non consente il riconoscimento delle persone. Questo divieto, aggiunge Corazzari, va applicato in tutto il nostro territorio. Da registrare che il Presidente della Terza Commissione consigliare Sergio Berlato ha presentato in Consiglio regionale una mozione per vietare qualsiasi mezzo di travisamento del volto in luogo pubblico, compreso il velo e il burka. Ad una settimana dagli attentati di Parigi arriva la durissima condanna da parte dell'imam del centro islamico di Ponte Alto, che non esita a definire gli attentatori peggio delle bestie feroci. Ancora forte l'emozione tra tutta la gente, eppure per i viaggi c'è molta più prudenza. 7 giorni fa gli attentati di Parigi, la grande reazione emotiva di tutti noi, lo sdegno, la paura, la commozione. Per un'intera settimana ancora eventi tragici fino all'attentato di oggi in Mali. I vicentini sono preoccupati ma non vogliono piegare la testa. Paura no, comunque un timore c'è. C'è un timore un po' perché siamo in pericolo un po' dappertutto, però bisogna anche continuare la nostra vita perché altrimenti a un certo punto daremo la ragione a loro. Dobbiamo farci condizionare, dobbiamo fare la vita normale. Stavano in cerca di notizie su quello che è successo? Sì, anche comunque di testate straniere a riguardo, soprattutto francesi naturalmente. Ecco. Le nostre abitudini sono destinate a cambiare dopo quello che è successo? I viaggi per esempio? No, crediamo molto nelle forze dell'ordine, nel loro operato, nel loro lavoro. Non bisogna farsi sopraffare dalla paura? Assolutamente no, altrimenti non andiamo più avanti, ecco, insomma. Viaggiare ad esempio vi spaventa l'idea? Sì, sicuramente, dopo quello che è successo a Parigi ho paura a muovermi. Per adesso andare in certi posti mi fa paura, penso. In agenzia di viaggi però un cambio di atteggiamento si è visto. Chi aveva già prenotato o chi aveva intenzione o mantiene in stand-by, diciamo, non rinuncia al voler andare comunque al viaggiare, ma semplicemente magari sposta il viaggio dove c'è meno tensione in questo momento o semplicemente rimanda un po' più avanti in attesa che si cambino un po' le cose, diciamo. Chi aggredisce la vita aggredisce un dono e un'opera di Dio, quel Dio che ha vietato lo spargimento di sangue innocente. E questo è uno dei passaggi iniziali del sermone recitato da Aref al-Galal, imam del centro culturale Tabba, di via Vecchia Ferriera, dove oggi, per il venerdì di preghiera, si sono ritrovati tanti cittadini di fede islamica ad una settimana dagli attentati in Francia. La comunità musulmana oggi ci ha accolto con piena disponibilità, pur rimarcando di avere le porte aperte anche quando non succedono episodi come quello di Parigi. A Vicenza siamo da parecchi anni e le iniziative che facciamo sono tutte atte a promuovere il dialogo e il reciproco rispetto. Il sermone di oggi, un testo uguale per tutti i centri islamici d'Italia, fa preciso riferimento a quanto accaduto a Parigi. Dio, ha precisato l'imam, non ha nulla a che fare con chi usa il suo nome per compiere attentati. Tutte le esplosioni che hanno falciato vite innocenti sono rifiutate dall'Islam. Noi condanniamo con fermezza le azioni terroristiche che sono accadute a Parigi, azioni che hanno avuto come obiettivo la destabilizzazione della convivenza civile e l'apertura di un conflitto tra i musulmani e le loro società. Poi, da parte dell'imam, l'attacco più forte verso gli attentatori. Questi criminali, dice, hanno superato anche la legge della giungla, poiché perfino le bestie feroci smettono di aggredire se sono sazie, loro invece non si sono limitati nello spargimento di sangue, che Dio ce ne protegga. L'ultimo capoverso, letto dall'imam al-Galal, è di difesa della comunità vicentina. Chiediamo reazioni giuste affinché non possa essere accusato un innocente per un crimine compiuto da altri. Una trentina invece i profughi alloggiati in una palazzina da qualche giorno di via Catalani, siamo nella zona di San Felice. Il prefetto precisa
Si tratta di un trasferimento dall'hotel Adele. Sono in città da mesi senza aver mai creato alcun problema. Un'occhiata veloce, le due ragazze tirano dritto, chiacchierando del più del meno. Nessuna intenzione di rispondere a domande sui profughi al lavoro per sistemare il loro nuovo alloggio in via Catalani. Ma l'idea è che non siano granché preoccupate dei nuovi inquilini di Palazzo Verona. 11 appartamenti in totale, chiusi tra un lato dell'hotel della Villa e il retro di alcune palazzine di Viale Verona, e un condominio con accesso privato. Un piano dell'edificio da qualche giorno è casa per una trentina di profughi, tutti giovani uomini provenienti da Zambia e Nigeria. Provengono tutti dall'hotel Adele, precisa il prefetto Eugenio Soldai, in noto sovraffollamento dopo gli arrivi continui degli ultimi mesi. Si tratta di una rimodulazione necessaria delle presenze attuali, spiega il rappresentante del governo. Da tempo stiamo cercando soluzioni alternative per alleggerire la situazione della Adele, continua Soldà. Mi è stata prospettata la palazzina di via Catalani e dopo le necessarie valutazioni abbiamo dato il via libera alla cooperativa per il trasferimento. So benissimo, aggiunge Soldà, che qualsiasi ipotesi si faccia si finisce per scontentare qualcuno, ma invito a superare i pregiudizi anche in viale Milano, dove i 13 profughi sono stati alloggiati per 3 mesi. Nonostante le preoccupazioni, è andato tutto bene. Ma più che i pregiudizi, il problema in via Catalani sembra essere la percezione dei cittadini di dover subire decisioni che forse con una comunicazione più efficace avrebbero un impatto diverso. Non ci chiede niente a nessuno. Vuole parlare, signora? Clamoroso furto al museo di Castelvecchio a Verona. Nella notte i ladri sono portati via 17 quadri di grande valore, tra i quali capolavori di Mantegna, Rubens, Bellini, Tintoretto. Tra le tele rubate, anche due ammirate da oltre 270.000 persone in Basilica Palladiana in occasione della prima grande mostra dopo la riapertura del monumento. Si tratta del San Girolamo nel deserto del Bellini e della Sacra Famiglia con Santa di Andrea Mantegna. Spaccata ad un negozio di telefonini, ma il colpo riesce solo in parte. Con una mazza da muratore hanno sfondato la vetrata del negozio di cellulari Vodafone di Viale San Lazzaro 161, portandosi via 50.000 euro in tablet e smartphone. Nella fuga, dopo l'arrivo di polizia e carabinieri, i ladri hanno seminato gran parte della refurtiva lungo la ferrovia, scappando con meno della metà del bottino. La spaccata è andata in scena alle 4.30 di questa mattina. Tre individui hanno prima rotto l'antifurto, che comunque è scattato, e poi hanno sfondato una vetrata dopo aver forzato una saracinesca. A far scattare l'allarme un residente svegliato dai rumori. I ladri in 3 minuti hanno portato via circa 70 scatole, 50.000 euro in tutto, scappando poi lungo via Bocchieri, praticando poi un foro nella recinzione in corrispondenza dell'area ferroviaria. Qui però sono stati visti fuggire e per non essere presi hanno iniziato a correre lungo i binari, seminando la refurtiva che è stata consegnata al negozio. No, i danni sono abbastanza ingenti, abbiamo la vetrina a pezzi, la sadranda a pezzi, le vetrine interne del negozio sfasciate. E quindi il danno è ingente, da quantificare, ma è ingente. Senza la sicurezza non andiamo da nessuna parte, nessuno di noi ha voglia di lavorare per poi subire queste cose. Come vedete, questo è il risultato di una notte di passione, come si dice. I comuni sostengano le sentinelle civili. Dopo la violenta aggressione subita in casa da una donna di 85 anni in via Cresolella, il segretario provinciale della Lega Nord, Antonio Mondardo, invita tutte le amministrazioni comunali, non solo precisa quelle leghiste, a favorire la creazione di gruppi di cittadini attenti a monitorare movimenti sospetti, come nel caso dell'iniziativa Mille Occhi per Te, attivata a Monticello Conte 8. E una nuova provocazione dal sindaco di Albettone, Gio Formaggio, che questa mattina ha posizionato sotto le insegne del suo comune un cartello che recita: ladri, bastardi, delinquenti, cerca guai e persone indesiderate, in questo comune non esiteremo a sparare se violate le nostre case e minacciare le nostre famiglie. E ancora, per la pace di tutti, non entrate nel nostro territorio. Dopo i cartelli contro i nomadi sequestrati dai carabinieri e il muro antiprofughi, finito in procura, oggi è arrivata quindi la nuova presa di posizione di Gio Formaggio, che di certo farà discutere la decisione, spiega il primo cittadino di Albettone, è arrivato dopo la segnalazione di numerosi episodi di furti avvenuti all'interno del comune. Peraltro i carabinieri hanno sequestrato il cartello. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità, restate con noi. Risparmia. Rieccoci in studio, parliamo di un'iniziativa tra Lega Ambiente e Comune per sensibilizzare i bambini alla tutela dell'ambiente.
Si celebra oggi la festa degli alberi, i più potenti alleati che abbiamo per la lotta ai cambiamenti climatici e quindi tutti hanno il dovere di proteggerli. Promossa da Lega Ambiente in collaborazione con Arci Ragazzi e il Comune di Vicenza, si sono svolte stamani in città, in quartiere Ferrovieri, due iniziative. La prima con la piantazione di un albero nel giardino dell'Istituto Scolastico di Via Carta, la seconda al Parco Retrone, dove gli alunni della scuola elementare Loschi sono stati protagonisti di un laboratorio all'aperto con una passeggiata nel parco e poi il girotondo e la recita di una poesia intorno ad uno degli alberi più vecchi. In occasione della festa dell'albero abbiamo voluto andare a sostituire un albero che era stato schiantato nel cortile della scuola, quindi anche per simboleggiare quello che è l'impegno dell'amministrazione a rinnovare sempre il patrimonio arboreo di ogni città. Il verde per i bambini è una cosa fondamentale, serve per educarli, per crescere in un ambiente sano, dove ci sia amore per la natura e anche educazione e rispetto per la stessa. Dobbiamo crescerli pensando a quanto sia importante oggi, domani e per il futuro di tutti mantenere un ciclo della natura sano, giusto, corretto, e oggi nella giornata dell'albero, della festa dell'albero, è una risposta perfetta. Ed inaugurato questa mattina l'asilo all'interno del Tribunale di Borgo Berga, lo spazio realizzato in collaborazione con il Comune, si trova nel piano interrato del Palazzo Giustizia e rappresenta una sorta di baby parking. Della nursery potranno beneficiare non solo i dipendenti che lavorano all'interno del Tribunale, è stato spiegato, ma anche le persone che arrivano assieme ai figli o anche ai nipoti per sostenere un processo oppure chiamate a testimoniare in un'udienza. Ha proiettato per anni pellicole bellissime, ora invece è davvero un brutto film, è quello che si vede all'ex cinema Arlecchino. Pannelli di metallo sulle porte d'accesso e le finestre dell'ex cinema Arlecchino. Il comune blinda l'edificio in disuso da diversi anni, è diventato negli ultimi tempi sempre più spesso il luogo di dimora di sbandati e senza fissa dimora. È un po' quanto accaduto alla Rocchetta, l'ex sede della Guardia di Finanza, dove qualche settimana fa sono comparsi Filo Spinato e Lucchetti per evitare intrusioni indesiderate. La differenza tra i due edifici sta tutta nel loro futuro, un'auspicata vendita per la Rocchetta, una trasformazione in polo culturale per l'ex cinema. Operazioni che oggi appaiono entrambe comunque distanti. Il presente allora, che per l'Arlecchino dice abbandono, forzature di porte e finestre sul fronte della loggia Longhena, danni alle strutture interne, persino tracce di fuochi in un ambiente dove restano depositati materiali infiammabili. E così ecco i pannelli di metallo. Il comune li ha fatti apporre con una spesa di 8.500 euro. Entra nel vivo il Pyramidi Music Contest, terminata la fase di voto dei video pervenuti, infatti domenica i 10 talenti selezionati dal pubblico si esibiranno sul palco del centro commerciale di Torri. Ospite d'eccezione dell'evento la produttrice discografica Voto di X Factor, Mara Maionchi. Il santuario di Monteverico ha ospitato stamattina la celebrazione dedicata alla Madonna Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, una messa presieduta dal cappellano militare Don Corrado Tombolan. Per i Carabinieri il culto della Virgo Fidelis inizia subito dopo l'ultimo conflitto mondiale. Lei rappresenta la fedeltà, che è propria di ogni soldato che serve la patria, è caratteristica dell'Arma dei Carabinieri che ha per motto proprio nei secoli fedele. Grande successo alla presentazione della nuova Audi A4, svoltasi presso la sede di Altavilla della concessionaria FRAV, nella serata del 19 novembre. Un rinfresco ricco ed elegante, un autosalone preparato ad hoc, per poter valorizzare al meglio il nuovo gioiello della casa tedesca. La nuova A4 ha sorpreso il pubblico presente grazie ad un connubio tra tecnologia ed estetica, senza tralasciare la sicurezza, altro punto forte della casa di Ingolstadt. Da oltre 50 anni presenti nel mercato vicentino, oggi la FRAV SRL è per dimensioni e volumi una delle maggiori concessionarie Audi italiane. Un prodotto realmente innovativo, ma che al contempo vive di una lunga tradizione. Per la prima volta fu creato nel 1972 con il nome di Audi 80, che poi agli inizi degli anni 90 divenne Audi A4. È sinonimo di innovazione, efficienza, comodità, eleganza, sportività. Per descrivervi con un unico aggettivo tutti questi termini che vi ho appena elencato, è l'essenza del marchio Audi.
I materiali speciali e le leghe leggere con le quali è stata costruita, unitamente ad un coefficiente aerodinamico straordinariamente basso, ha permesso di ridurre quelli che sono i consumi di circa un 21%. Come ben sapete, per Audi l'avanguardia della tecnologia è di fondamentale importanza e questo lo potrete percepire sin da subito appena salirete al suo interno. È in grado di mantenere la distanza dal veicolo che la precede in modo autonomo, di evitare tamponamenti o investimenti di pedoni e di guidare da sola in coda al traffico. Vi aspettiamo questo sabato nelle nostre sedi Audi di Altavilla Vicentina, Bassano e Zanè per farvi provare l'emozione della nuova Audi A4. 450 euro alle famiglie che ospiteranno un profugo è l'innovativa modalità di accoglienza approvata dal comune di Marano Vicentino. Ne parlerà in fondo in onda stasera alle 20.35 su TV a Vicenza, ospiti il sindaco Piera Moro e le associazioni protagoniste di questo coraggioso progetto. Ed ora le notizie della provincia, subito dopo la pubblicità. Risparmia. Fax, dal 1966, fabbrica artigiana di coppe, trofei, medaglie e tutto quello che serve per la premiazione. Fax, Cresole di Caldogno. Per la cronaca dell'Alto Vicentino, vigile del fuoco al lavoro questa mattina per un incendio che si è sviluppato alla ditta Europlan di via Asiago a Sarcedo a prendere fuoco il quadro elettrico di un macchinario. Solo il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero all'edificio. Pesante comunque il bilancio, danni stimati in oltre 50.000 euro, senza contare l'impatto sulla produzione per il fermo forzato del macchinario. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tiene. E a Tiene restiamo con un evento organizzato dall'associazione Famiglie Vittime della Strada per parlare ai giovani in musica della prevenzione che salva la vita. Sicurezza stradale che arriva da un palcoscenico con un evento musicale che si terrà domenica 22 novembre alle 20.30 con ingresso libero all'auditorium Fonato Città di Tiene e che è stato organizzato dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Ollus in collaborazione con il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino del Comune. Sul palcoscenico la cover band di Antonello Venditti in questa banda di ladri. Bomba o non bomba, arriveremo a Roma, non un titolo a caso per questa serata che parlerà di prevenzione, soprattutto i giovani. E ogni volta che vedo qualcuno che si mette alla guida di un veicolo e constatiamo che ha bevuto magari in determinate ore del giorno, insomma, vuol dire che non ha molto rispetto né della sua vita né di quella degli altri. Parlare ad un pubblico giovane ed invitarlo al rispetto delle regole è il primo obiettivo di questa iniziativa. Una serata musicale con l'obiettivo di giungere a Roma, ovvero in Parlamento, per sensibilizzare l'organo legislativo a fare una normativa più stringente che possa essere una deterrenza rispetto agli incidenti stradali. Risparmia. Per l'Ovest Vicentino, traffico in tilt a metà giornata a Montecchio Maggiore sulla strada tra le rotatorie del Cavallo ad Alte e quella del Casello Autostradale. Tutta colpa di due episodi accaduti praticamente in contemporanea. Un autocarro con semirimorchio che si è bloccato per un guasto al semaforo di Alte e un incidente tra un camion e un'auto che si è verificato alla rotonda dell'autostrada. Per regolare il traffico veramente messo a dura prova e facilitare la rimozione dei mezzi coinvolti sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale dei Castelli, come vedete documentato anche dalle nostre immagini, pesante la ripercussione sulla circolazione. Ad Arzignano invece è quasi terminata la ristrutturazione del ponte di San Zeno. Un mese e mezzo di ritardo rispetto al periodo prestabilito, il ponte di San Zeno ad Arzignano sarà riconsegnato alla città entro la metà di dicembre. La struttura infatti ha avuto bisogno di urgenti consolidamenti perché se all'inizio della ristrutturazione il problema era concentrato sulla soletta, con il passare dei giorni, man mano che veniva demolita la malta, sono riaffiorate numerose lesioni interne. Un problema non di poco conto che è stato risolto con il consolidamento di quelle travi. Ora tocca alle verifiche statiche in programma non prima di 15 giorni stabilire se la struttura è sicura o meno. I lavori erano partiti il 5 giugno scorso. Il protrarsi del cantiere ha visto un ulteriore impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale che ai 100.000 euro iniziali ne ha aggiunti altri 35.000.
Si celebra oggi la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e così a Montecchio Maggiore gli alunni delle classi terze della primaria San Francesco e delle classi quarte della primaria Don Milani sono stati protagonisti dell'iniziativa varata dall'amministrazione comunale e dall'associazione Joseph Onlus che per il terzo anno consecutivo hanno indetto un concorso di disegno a premi rivolto alle scuole sul tema del diritto alla vita e alla cultura. Ed eccoci allo sport, parliamo di calcio, il Cesena è reduce da due sconfitte consecutive ma non ritengo sia una squadra in crisi, per noi sarà l'avversaria più difficile da affrontare in questo momento. Ecco le parole di mister Pasquale Marino alla vigilia della gara contro i bianconeri romagnoli, gli infortuni di Pinato e di Pozzi ormai vicino alla convocazione, l'assenza di Rajčević per squalifica costringono il tecnico biancorosso a varare l'ennesimo nuovo 11 iniziale. Mentre in difesa ci saranno le riconferme di Vigorito tra i pali, Mantovani, Sampirisi centrali, Delia e Laverone e Terzini. A centrocampo per una maglia da titolare accanto a Cinelli e Sbrissa, Urso pari in vantaggio su Pazienza. In attacco a fianco di Giacomelli e Galano sono in ballottaggio Pettinari e Gatto. Francesco Urso, cresciuto nelle fila del Cesena, è quindi per lui una sfida tutta particolare, ma lui dice ce la possiamo fare. Nel Cesena ci è cresciuto fino all'esordio in Serie A all'età di 17 anni. Per il 21enne centrocampista del Vicenza, Francesco Urso, quella di domani al Menti contro i bianconeri e i romagnoli sarà una sfida molto particolare. Sappiamo che loro sono una squadra che comunque ambisce sicuramente alla Serie A diretta. Però sappiamo che esprimendo il nostro gioco e con le nostre qualità possiamo mettere in difficoltà. La vittoria contro l'Ascoli ha rappresentato una svolta psicologica per i biancorossi. Sì, sicuramente la vittoria contro l'Ascoli ci ha dato un po' di tranquillità, perché il fatto di non riuscire a vincere in casa magari ci stava un attimo innervosendo, però siamo riusciti a sbloccarci e quindi penso che adesso affronteremo le prossime gare in casa con un po' più di tranquillità. Squadra in crescita e morale alto nel gruppo. È un gruppo di matti, però no, a parte gli scherzi, siamo un gruppo importante. Sappiamo che per raggiungere la stessa compattezza dell'anno scorso non sarà facile, ma comunque abbiamo un gruppo di ottimi giocatori e soprattutto di ottimi amici, quindi siamo tranquilli. Ed è tutto per quanto riguarda l'edizione provinciale del nostro telegiornale che termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Con la surroga trasferisci il tuo vecchio mutuo da noi e ottieni la soluzione più sicura e conveniente per te. Banca Popolare di Vicenza. Fino al 20